Maurizio Buscaglia, allenatore Bitunkalor Trento. Siamo a poche ore ormai da questa partita con Osimo. Sulla carta non dovrebbe essere un impegno troppo impegnativo, però non si può mai dire. Sì, anche perché è un gioco che insegna che tutte le partite vanno giocate. Abbiamo una squadra di fronte che gioca con tanta aggressività, con la mente libera, la mente sgombra. Sono partite importanti perché ci devono dare la consapevolezza di quello che stiamo facendo, di voler vincere, di voler ritornare alla vittoria, di voler fare una buona prestazione e mettere in campo i miglioramenti. Quindi l'avversario è importante, ma occupa il posto giusto rispetto a quelli che sono i nostri miglioramenti. 7 giorni fa a Senigallia è stata una partita di che tipo? 7 giorni fa è stata una partita in cui abbiamo messo anche in campo una grande forza di volontà e di reazione, però abbiamo giocato secondo me con una squadra che, avendo da tanti anni coesione, avendo un feeling diverso dal nostro, ci ha dato l'idea di come, costruendosi, possiamo anche noi e vogliamo anche noi diventare. Comunque non è stata una partita con spunti non interessanti, infatti ci abbiamo lavorato in settimana, quindi anche le sconfitte in questo modo ci danno la possibilità di ragionare molto a fondo. La squadra è cambiata tantissimo rispetto all'anno scorso. A che punto è il lavoro di amalgama di tutti quanti i nuovi e il lavoro di costruzione di quel gioco che tu hai in testa per questa squadra? E la squadra sì, è nuova completamente, ma non lo diciamo come anni, lo diciamo solo come dato di fatto, proprio perché ci deve dare questo, la voglia di collaborare e di mettere tutti al servizio della squadra quello che abbiamo. Non siamo assolutamente in un cattivo punto, ci manca l'ultimo passo, come è giusto che sia. Noi siamo una squadra forte dal punto di vista del gruppo, siamo uniti, abbiamo messo in tutte le nostre cose la nostra motivazione, la nostra unione. Ora bisogna andare in campo con regolarità per farlo. Questo ci manca, che è l'ultimo passo, la continuità di quella squadra che stiamo diventando. È esclusivamente una questione di tempo e di lavoro, per quello che siamo anche molto convinti, sereni e continuiamo a farlo. Questo è anche il primo anno della nuova riforma dei campionati, quindi sono tante retrocessioni. È un'incognita in più su tutto il campionato, perché basta veramente pochissimo per passare dal rischiare la retrocessione invece ad andare ai playoff. Sì, sinceramente un po' troppo incognita, nel senso che onestamente un campionato di Lega 2 e un campionato di Serie A dilettanti, che sono forse quelli più interessanti, importanti, che mettono anche in campo tantissimi giocatori, gli allenatori lo fanno, sono spinti a farlo, si dice che bisogna farlo, poi un regolamento del genere o te ne freghi, come sinceramente molti di noi facciamo, anche se ahimè conta poi alla fine la posizione, oppure diventa un po' un cappio per chi invece vuole fare questo. Prendiamone atto e speriamo che sia comunque un punto di partenza per poi regolarizzare la materia in maniera definitiva, come era stato quasi fatto negli ultimi anni. Quanto grandi sono i margini di miglioramento ancora della squadra? Enormi, molto molto grandi, anche perché stiamo tutti mettendo al servizio della squadra quello che siamo, che è il punto di partenza fondamentale, come ho detto prima. Dobbiamo acquisire una mentalità unica, che è quella che deve poi identificarci, che è quella di tutti, e in questo momento tutti lo stanno facendo. Partiamo da una buona base, ragazzi seri, ragazzi in gamba, lavoratori di buona esperienza dal punto di vista di queste motivazioni, per cui io continuiamo a battere il martello, perché il chiodo, anzi scusami, perché sicuramente è la strada giusta. Prima della stagione il Trofeo Manica hai avuto occasione di vedere da vicino Garda Cartiere e Manica Rovereto. Che idea ti sei fatto delle squadre che hanno riuscito quest'anno, le altre due società regionali? Ma guarda, vederle una volta in una partita è anche difficile, poi guardavo molto i miei, eravamo anche in un momento di lavoro molto forte, per cui comunque mi sembra che ci sia un dato di fatto, c'è gente che vuol giocare, lo vuole fare bene, vuole dimostrare di aver fatto la scelta giusta, vuole dimostrare che le società hanno fatto la scelta giusta. Vogliono, spero, tutti fare un qualcosa perché poi tutta la regione possa dimostrare che cestisticamente sta guadagnando terreno, si sta alzando di livello, come i dati, i numeri e le grandi motivazioni stanno dimostrando, quindi bocca al lupo. Rispetto alla prima volta che venisti qua in Trentino, la prima esperienza insomma alla guida dell'Aquila, com'è cambiato il mondo del basket che hai trovato qui da noi?
Beh, io credo che sia stata fatta una cosa molto molto utile, cioè lo studio, lo studio di come si cresce, di come si diventa migliori nel senso di, appunto, di crescita della società sotto tutti gli aspetti organizzativi, tecnici, mentali, perché poi alla fine se parti dal vertice, no, le cose scendono anche alla base, dalla base hai la spinta perché da sotto ti fanno capire che devi migliorare. Io ho notato che, e ho avuto proprio la sensazione nei fatti e sulla pelle, di come si siano tutti molto impegnati per migliorare il movimento e studiando come tutti i mestieri alla fine, no? Certo. Ci si adopera per migliorare, per diventare più bravi, anche guardando gli altri, che non fa mai male. Domani c'è anche questa partita dell'Under 18 contro la Benetton, e le giovanili restano sempre comunque uno dei punti di riferimento per l'Aquila. Sì, io domani andrò, l'Under 17 comincia, bene cominciare con partite importanti, sono comunque riferimenti anche per i giocatori, tra l'altro noi ne abbiamo due che dalla prossima settimana inizieranno ad allenarsi con noi, ne abbiamo altri due o tre che verranno a ruotare, perché credo che se con intelligenza e con i passi giusti il vivere una squadra, una prima squadra, un campionato possa anticipare, perché il termine può essere anche giusto, una crescita mentale e cestistica che poi speriamo porti il giocatore in futuro ad essere un giocatore di prime squadre o comunque un giocatore, e poi ognuno la sua carriera, la sua categoria. Però noi lo facciamo in quel senso, per cui il coinvolgimento di tutto il territorio. A me è piaciuta una volta una frase di un dirigente di un'altra società che disse: facevamo i pullman per andare a vedere certi campionati in Veneto, ce li abbiamo qui, andiamoli a vedere. Secondo me è vero, perché poi alla fine si spinge dall'alto, si spinge dal basso, ci si trova tutti al centro a sviluppare, insomma, a far crescere questo gioco. C'è un bel movimento di base, c'è un'attenzione sempre maggiore per il basket in regione, e un eventuale in futuro ipotetica Lega 2 o comunque campionato ancora più di livello sarebbe un ulteriore stimolo a tutto quanto il movimento? Sicuramente, parlando proprio in termini di crescita, è logico che bisogna sempre ambire a quello e bisogna strutturarsi per non essere impreparati quando arriverà. Il fatto di cercare una cosa, di volere una cosa, non vuol dire avere assilli particolari. Si cerca di volerlo fare, di volerci arrivare, ma con i passi giusti e adeguati a quella che è la crescita. Quindi avere questi pensieri non vuol dire dover bruciare tappe, dover vincere tutte le partite dal giorno dopo, ma vuol dire avere struttura, organizzazione e sapere dove si vuole arrivare. Poi è una questione di tempo, di fortuna, tante volte succede quando non te lo aspetti, ma l'importante è che i mattoni facciano venire su una casa solida. Tanto ormai è un po' la tua seconda casa, possiamo dire così, vista questa tua seconda esperienza qui. Sì, è vero, mi trovo bene, sono tornato stimolato dal tornare, ma anche da... E quando sono tornato sono stato felicissimo della dimostrazione di affetto che c'è stata, perché sai, dopo se ti trovi bene in un posto sei anche ulteriormente motivato alla sua crescita. A me piace molto l'interscambio da questo punto di vista, però il lavoro è la base e la partecipazione è la cosa fondamentale per lavorare bene. Condividiamo le cose, partecipiamone, se no le mie, le tue, le sue non servono a niente. Quali sono le squadre più forti di questo girone? A parte il Mitunkado, ovviamente. Sicuramente quelle nominate in questo precampionato, Brescia, Piacenza, Omegna, Torino, sono effettivamente le migliori. Io vorrei porre l'attenzione su squadre meno considerate alla vigilia. Mi viene il nome di Siena e di Perugia, perché l'abitudine a non incontrare certe squadre o al fatto che siano state in un altro girone porta forse a sentirsi lontani mentalmente da chi invece è molto ben strutturato e potrebbe essere una vera sorpresa del campionato. Poi mentre parlo mi viene in mente Treviglio, poi quindi alla fine la rosa è larga, noi ci buttiamo in mezzo e allarghiamo i gomiti per starci.